Fermo! Non skippare, fermo! Ho una sorpresa per te, una cosa importantissima da dirti. Martedì 27 settembre alle ore 18 ti farò un regalo straordinario su questo canale in live, nella live rinominata Il mio più grande segreto. Sì, perché il regalo che ti farò è anche il mio più grande segreto, quindi corri e imposta a promemoria la live. Oggi siamo qui per ripercorrere la mia vita da bambino ad anziano su Stumble, guys, e shoppare pure, ragazzi. Quindi sarà una cosa abbastanza pazzerella, guardatela fino alla fine. Vi chiamo mio figlio Baby Time. Ciao ragazzi, io sono Baby Time e oggi siamo qui con il mio Aggie Waggie di fiducia per provare Stumble. Ma tu non sei Aggie Waggie, brutto! Cosa ci fai qui? Ecco il mio Aggie Waggie di fiducia. Siamo qui oggi con il mio Aggie Waggie di fiducia per provare Stumble Guis, perché me l'ha consigliato mio padre. Dobbiamo provarlo assolutamente. Allora, io non ci ho mai giocato, spero di non fare brutta figura, quindi per piacere non mi prendete in giro. Ho 4 anni così, guardate. Che bella questa mappa, ragazzi. Avete capito bene, questa è una delle mie mappe preferite, anche perché è la prima che sto provando. E che cattivo odore, mi sa che ho fatto la pupù. Vabbè, andiamo avanti, scusatemi ragazzi. Questa è la mappa più bella che io abbia. Oh mio Dio, cosa stava facendo quello lì? Stava sciando. Ancora! Mi fa paura quando scia sulla neve. Non si scia sulla neve. Oh no, poi si gioca. Il mio povero personaggio si è fatto male. Ma che cosa state dicendo? Aiuto! Cosa è successo? Oh mio Dio, ho solo come i gatti. Ho 514 vite. No, se salto mi blocco. Aiuto, perché fa così? È bruttissimo quando scia. È stato difficile, ma mi sono qualificato. Guardate questo, sarà sicuramente come me un bambino. Anni così. Quanti anni avrà lui? Scrivetemelo qua sotto nei commenti. Ha detto il mio papà, ragazzi, di dirvi che se questi tipi di video vi piacciono, di lasciare un così e di cliccare il tasto rosso iscriviti per non perdervi i prossimi video, e di commentare chi preferite tra me e mio papà nei commenti. Oh, mi raccomando, io, così nei prossimi video ricompaio. Questo deve essere il secondo. Lampi bruttissime. No, stammi lontana, ti odio. Questo deve essere il secondo round. Sta prendendo una piega inaspettata e vado dietro Babbo Natale, che tutti dicono che non esiste, ma io so che esiste. Anche se Wikipedia dice di no, io ci credo. Voi ci credete o no, Babbo Natale? Scrivetemelo nei commenti, mi raccomando. Non voglio far scioppare mio papà. Oh, cos'è successo? Sono paranormale, Time. Ragazzi, ho fatto un volo. Hai visto Aggie Waggie? Hai visto Aggie Annusa? Ti piace l'odore? A me no, sinceramente. Guardate quanti bolle, che belle. No, il prossimo treno, lo so. No, cosa è successo? Mi ha picchiato? No, qualcosa mi dice che la carta di mio papà inizia da un po' a piangere. Direi che si può andare, ragazzi, no, per iniziare con 3 giri gratis. Anche perché io non so sciopare, dovrei chiamare mio papà a prendermi la carta. Dammi le gemme, ti prego. Ok, 5 gemme, non so cosa sono, e sono un goblin little, quindi sono sicuro che sono qualcosa che... sono buone o no le gemme, ragazzi? Scrivetelo nei commenti, perché io non lo so, quindi devo saperlo assolutamente. Ma questo è il Ranger King? Io conosco Burger King. Tu ci vai, Guaghi, a mangiare? Voi ci andate a mangiare al Burger King? Non lo so, ma scrivetelo nei commenti anche questo. Sì! Voglio il normale, voglio il normale. No, mi ha dato un gettone. Però posso shoppare un giro normale. Speriamo di trovare una skin bella, così almeno possiamo shoppare dopo un bellissimo giro. Sì, che bello! È un doppione. Mio papà ha detto che i doppioni sono utilissimi per questa. Mancano ancora un po' di punti. La prima sfida che devo fare adesso me la dice il Guaghi nell'orecchio. Ok, ragazzi, ascoltatemi bene. La sfida che devo fare adesso è di non toccare il suolo. Quindi dovrò continuare a saltare fino alla fine del game incessantemente. Non potrò mai fermarmi. Quindi per favore restate con me, perché ho molta paura. Sono volato di sotto. Non va bene, io non devo fare questi voli cattivi. Statemi lontani. Dai ragazzi, ma mi bullizzano però. Avete visto anche voi che come fanno qua? Non va bene. Non va affatto bene questa cosa. No, Burger King che mi salta addosso. Non va bene. Può sembrare un po' maligna la cosa che ho detto, ragazzi. Oh no, è passata tantissima gente. Voglio passare anch'io. No, ci sono. C'era anch'io. Ok ragazzi, direi di sciupare un giro di epica. Non so cosa significa, scrivetelo nei commenti, mi raccomando. E qual è anche la rarità più bella, perché io non lo so. Cioè, so che... Oh, questa se la ritrovo, l'ho ritrovata. Ma come, non è doppione, ma è l'odiaio questa. Ragazzi,
ti si è buggato il gioco, non me l'ha data a doppione. Mio papà si infurierà tantissimo per questa cosa. Però sono stracontento di averla ritrovata. Adesso la sfida non è Eddie, non toccare il colore della mia skin. Quindi ragazzi, non lo posso toccare. E dopo questa sfida io crescerò. Devo fare molta attenzione. Oh, qua è persa ragazzi, mi sa. Perché la mia skin è troppo blu. Eh sì, l'ho già persa perché è blu scura la mia. E sono spawnato sul blu scuro. Oh, ma i personaggi mi stavano facendo volare ragazzi, avete visto? Come ero pazzi. No, ho paura delle banane. Statemi lontani. Una delle mie più grandi fobie ragazzi sono le banane. Sono brutte, gialle, a forma di mezzaluna. A voi non fanno paura le banane? Scrivetemelo qua sotto nei commenti se vi fanno paura, mi raccomando. Sono curioso di vedere se sono l'unico ad avere queste paure strane, se ci sono altri come me. Ma tutti sono già arrivati alla fine, non va bene. Non va bene. Non si fa così, non si lasciano i bambini indietro. I giovani devono andare prima perché i giovani sono il futuro, ragazzi. Voi non potete far sempre andare... Aiuto! È bruttissimo quando si mette così il personaggio, ragazzi. Fa venire il vomito. Ah, no, di nuovo! Ragazzi, mi posso qualificare, sì! Ragazzi, ci posso fare! Lasciamo andare un po' in valore al centro, che sennò questi ragazzi si collegano a noi e non va bene. Ok? Perfetto, perfetto! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Ho vinto, ragazzi! Baby Game Time che vince! Sì! Tunze, tunze! Adesso giro... Oh, ho scoperto un'emoji nuova! Però adesso devo crescere. Rondo, ragazzi, sono Game Time. Sono tornato dalla scuola media. Sono cresciuto. Io non sono come mio padre. Io non faccio video fake e scare. Guardate, questo mi fa schifo. Io adesso gioco. Sono un ragazzo frustrato. Adesso giochiamo a questo gioco di Stumble Guys. Vi mostro che io sono un pro. Io voglio la skin banana. La troveremo nel prossimo giro. Ok, andiamo avanti, ragazzi. Voi dovete ascoltarmi. Voi sentite il ritmo dentro di Stumble Guys. La sentite questo suono? E comunque anche Stumble Guys è un gioco brutto, ragazzi, perché per me tutto è brutto, la vita è brutta. Ragazzi, mi sto per qualificare. Mi qualifico, perfetto. Anche se sono arrivato ultimo, adesso vedrete. Rondo, che arrivo primo. Dai, noi siamo tutti rapper. A me, ragazzi, fa proprio schifo la scuola. Se anche a voi fa schifo, scrivetemelo nei commenti. Non me ne frega niente di studiare. Io voglio solo giocare a Stumble Guys, perché io sono un pro player. Voglio stream sniperare uno. Però mio padre non ha sbloccato neanche una skin. Che stupido. Adesso divento Giga Chad livello 500, ragazzi, e mi qualifico primo sempre. Oh, guarda, questa sembra una VGF. Buh, anche loro mi fanno cagare, perché io, ragazzi, sono un ragazzo molto schiere. E quindi... Oh no! Cosa ho appena visto, ragazzi? Una VGF è diventata un Angelus. Oh mio Dio, ragazzi. Adesso andiamo a shoppare. Tanti soldi sono di mio padre. Ok, ragazzi, direi di shoppare 3 giri di rara. Poi facciamo l'ultima partita, che poi cresco di nuovo. Ok, ma cos'è questa banana gigante viola che mi hai dato? Che comunque è gialla, ma vabbè, sono dal tonico. Dai, dammi un personaggio bello. Ma cos'è questo Brad Pitt dei poveri? Ma dai, dammi qualcuno di interessante. Scary, Rondo, yeah. Sì, il motociclista, così vado a fare gli incidenti stradali. Yeah, boia. Yeah, scary. Per mettere più pepe, ragazzi, adesso metto la sfida di giocare al contrario, perché io non sono una pussy come mio papà. Io sono un figo. Rondo, scary, yeah, boys, perché io sono un pro player, mica come mio padre che si mette a fare le bolle a 20 anni. Ma chi l'ha preso quello? Come fate a seguirlo? Lo sapete solo voi. Io sono un pro. Rondo è con me. Oh no, ragazzi, c'è un drago. Non vale. Però non c'è nessuno come me, perché io sono inimitabile. Rondo, yeah. Sono inimitabile perché io ho la skin suprema. Voi no, perché siete dei poveri. E ragazzi, mi sono qualificato come un pro player. Comanda, Rondo, yeah. Schere, mangio pasta con formaggio. Ragazzi, adesso vi sfido. Scommettiamo 100.000 gemme Stumble Guys. Un iPhone che non ho, e anche le mie mutande che vinco e arrivo primo. Qua, ragazzi, purtroppo non so come giocare al contrario. Dovrei autofarmi gol per giocare al contrario a calcio. Se me lo concedete per questo... No, vabbè, posso giocare al contrario anche qua, andando al contrario verso la porta avversaria. Rondo, non giocate come l'Italia ai mondiali, per favore. Rondo e scare, yeah, perché esiste solo il calcio come sport. A me piace quello, e comunque secondo me sono sport. Gioca bene, stupido! Devi giocare bene! Rondo, yeah. Dai, che c'ho l'esame di terza media tra poco, non posso perdere contro questi. Cosa, Dabbi? No, mi faccio autogol. Rondo, ho fatto gol. Sì. Scusate, ragazzi, se qua non gioco al contrario, ma è un po' impossibile, direi, visto che non è una mappa tranquilla. Ma... Ah!
Ma è una mappa. No, Rondo ha parato un gol, ma un altro c'è stato fatto. Non va bene, Rondo. Rondo, tu devi essere con noi. Il drago si è svegliato. No, cavolo, ragazzi. No, il drago sta per fare gol. Rondo, yeah, ok. Non vanificate il nome di Rondo che è con noi, ragazzi. No! No, Rondo, no, c'è la porta scoperta. No, dai. No, 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 no. Rondo, non vale questa cosa. Non vale. Questi hanno le hack. Rondo e Sky Reggae, andiamo a girare due giri di epica, ragazzi, perché così mi va la vita. E poi, quando mio padre tornerà e vedrà tutta la carta di credito svuotata, sarà contento. Game time del futuro. La regina. Vieni qui, regina. Vai, vediamo cosa sblocchiamo. Rondo e Sky Reggae, wow. Questo però, guardate come è messo male, ragazzi. È proprio un barbone. Ragazzi, io sono Game Time anziano. Scusate se non ho tanta forza oggi, ma sono qui per giocare a questo gioco di voi ragazzi moderni. Io ho passato le peggio guerre e voi giocate a questo. Game Time mi ha detto che la sfida per me, Game Time anziano, è di non toccare il fucsia. Quindi non tocchiamo il fucsia, mi raccomando. Credo di non averlo toccato. Aia, mi è arrivata una martellata. Le martellon. No, ti prego, ce la posso. Possiamo fare. Sono troppo sicuro che ce la facciamo, ragazzi. Mi raccomando, però, abbiate pietà di me nei commenti. Secondo voi quanti anni ho? Scrivetelo nei commenti. E tra poco ve lo dirò a fine partita, per favore. Siete magnanimi, sono solo un povero anziano. Un povero anzianotto. E giustamente non è che sono poi così tanto bravo a questi giochi. Qualificato penso che sia tipo vittoria in italiano. Ma voi, siccome vi piace l'inglese, gli inglesismi, allora qua usano tutti gli inglesismi. Ragazzi, cosa sono queste? Queste sono delle bolle. Non le vedevo dal 1854. Non riesco nemmeno a fare le bolle, ragazzi. Si vede che sono messo male. Farò la fine della regina Elisabetta. Questo mi ricorda il mio film preferito, che era di Steven Spielberg, e si chiama Lo Squalo, e mi spaventava tanto da grande quando avevo 30 anni. Adesso ne ho 74, quindi giusto. Ah! Scusate, anche se sono anziano ci sono tutto. Oh, la bomba che mi arriva addosso, ragazzi, non credo sia un buon segno. Mi ricorda tanto le bombe che disinnescavo nella seconda guerra mondiale. Sono qualificato, ragazzi. Mi sa che ho capito che questo significa aver vinto. Quindi, oh mio Dio! Oh no, ragazzi, quelli sono caduti nelle mine. Fate attenzione perché le mine sono ovunque. Se fate un passo. Sì, ce l'ho fatta, ragazzi. Ho fatto un po' di bolle per fortuna. È tipo il limbo che facevo io con la mia amata mogliettina. Dovrebbe essere il limbo quello dove noi non dobbiamo toccare tipo i questi cosi rossi qua, che dal film di James Bond che guardavo in età già più avanzata dovrebbero essere tipo dei laser. C'è un robottino che mi ricorda i primi film di Star Wars, dove ero molto giovine ai tempi. Comunque devo ammettere che questo è uno dei giochi migliori, ragazzi, della vostra giovinezza, perché ne ho visti tanti, ma a voi di solito vi piacciono quei giochi stupidi. Almeno qua ci si diverte un po'. Cos'è quello? Ragazzi, signora anziana ha fatto la schivata più epica del mondo. Dovreste lasciare mi piace e un'iscrizione solo per questo. E io credo che qualcuno di voi lo abbia già fatto, tranne Giovanni, Luisa, Sofia e Adriana. Lo sapevo, ragazzi, gli anziani vengono sempre dopo i giovani, giustamente. Sono bruciato come le crepe. Ci andiamo a fare un giro di epica, ragazzi. Ok, c'è uscita la regina. Poi questa, vediamo cos'è. Mi ricordano le slot machine. Brutti tempi quelli, ragazzi, non giocateci. Questo sono io su Stumble, guys. Se non mi facevo la barba oggi ero così, ragazzi, dai miei tempi trentenneschi. Sapete come si può tornare a quei tempi? Così. E ragazzi, sono tornato io e adesso faccio l'ultima partita con voi. Spero che questo video vi stia piacendo, che è stata la mia vita su Stumble, guys, da bambino ad anziano. Fatemi sapere se, qual è la mia versione che vi è piaciuta di più, se la versione adolescente, quella bambino o quella anziano. E la più votata nei commenti comparirà in un video totalmente a parte. Quindi mi raccomando, votate le mie versioni. Ma che cavolo sta succedendo qui? Perché sono molto curioso. E comunque, prima di lasciarvi, voglio fare quest'ultima partita per cercare di vincerla e per dirvi delle cose che solo io so su Stumble, guys, per il momento. E cioè che sta per uscire un nuovo aggiornamento di Halloween con delle skin di Halloween. Ed è stata annunciata la nuova modalità zombie su Stumble, guys. Non ho idea di come l'hanno fatta e di in cosa consisterà. Sono molto convinto che sarà qualcosa di divertentissimo. Ho perso, ma vabbè. E la troverete su questo canale nei prossimi video.